Vi mostro la semplice ricetta per la preparazione del gel disinfettante mani, ricetta diffusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cosa serve per preparare questa ricetta? Alcol 96 gradi, alcol puro, il semplice alcol che trovate anche al supermercato per preparare i liquori, acqua depurata, acqua ossigenata al 3% o 10 volumi che anche avete in casa. E glicerolo, se vi è utile, trovate tranquillamente, diciamo, anche in farmacia. Innanzitutto avete bisogno di un recipiente pulito, graduato, possibilmente, diciamo, da litro. La procedura. Inizialmente partiamo con l'alcol, ci serviranno 833 ml di alcol. È ovvio che se saranno 832 o 834 non c'è nessun problema. A questo punto andiamo a prendere 42 ml di acqua ossigenata che ho già misurato, diciamo, in questo cilindro e lo vado a versare sempre nel nostro recipiente. Misceliamo già un pochettino. A questo punto è il momento del glicerolo. Io ho già misurato i 15 ml di glicerolo e anche in questo caso andremo ad aggiungerli alla soluzione. Il glicerolo in questa soluzione ci servirà a rendere un po' più viscosa e quindi, diciamo, a creare il gel, la nostra soluzione. Girare. Ultimo passaggio, acqua depurata. In questo caso, se avete l'acqua depurata acquistata magari sempre dal vostro farmacista, andrà bene aggiungerla direttamente così. In caso contrario, preferibilmente andremo prima a bollire l'acqua e poi la verseremo. Dovremo girare ancora un po' e il nostro gel disinfettante mani sarà pronto. Il risultato finale sarà questo, con cui andremo a disinfettarci le mani. In situazioni normali queste non sono operazioni da compiere a casa. In situazioni normali noi non li prepariamo solitamente, neanche i farmacisti. Però siccome non siamo in una situazione normale, siamo in una situazione emergenziale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ritenuto dare una semplice ricetta che con le giuste avvertenze e i giusti strumenti può essere preparata anche a casa. Senta, più o meno qual è il costo di questa ricetta e di questo prodotto finito? Noi, diciamo, l'intenzione nostra, siccome ci sono stati fenomeni abbastanza antipatici, è quello di collocarlo ai clienti a un prezzo che è simile a quello del prodotto industriale. Quindi sulla confezione da 50 millilitri ci attestiamo sui 4-5 euro a confezione. È evidente che abbiamo problemi anche noi nell'approvvigionamento delle materie prime, non riusciamo a soddisfare la richiesta, in questo momento la richiesta di questo genere di prodotti è giustamente massiva. Nel momento in cui si disporrà di un contenitore idoneo, poterlo mettere anche a disposizione in sala vendita gratuitamente, come quelli che trovate, negli autogrill, per dire. C'è da fidarsi delle ricette alternative che si trovano sul web? No. Altri tipi di soluzioni o sono equivalenti a questa oppure possono essere di minore efficacia o anche pericolosa. Gli aggiunti di acidi possono essere lesivi per la pelle e non essere totalmente igienizzanti.